Pace e bene. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, lunedì 2 agosto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni il Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il racconto del Vangelo si colloca appena dopo la morte di Giovanni il Battista. E Gesù, avendo saputo della morte dell'amico, scappa lontano. E questo mi sorprende molto, perché sappiamo che Gesù è una persona coraggiosa. Quando mai Gesù scappa di fronte al pericolo? Eppure il Vangelo ci parla proprio di una fuga. Infatti dice che Gesù si ritirò, che partì in barca e quindi attraversa il mare per far perdere le tracce, e come se non bastasse cerca un luogo deserto in cui stare solo. Questo desiderio di salvare la propria vita in realtà non sminuisce la grandezza di Gesù, ma ne mostra ancora di più il coraggio. Non è paura per il pericolo, ma amore per la vita. Infatti Gesù, vedendo le folle, sente compassione e subito interrompe il suo ritiro, esce dal nascondimento per cominciare a guarire i malati, per annunciare la parola. Ed è una scelta chiara per Gesù, quasi una dichiarazione: «Sono pronto a dare la mia vita per salvare la vostra. Non dono la mia vita perché la disprezzo, la dono perché vi amo». Il racconto si conclude poi con la moltiplicazione dei pani, che è un chiaro preludio all'ultima cena e all'istituzione dell'Eucaristia. Così Gesù ci insegna a non disprezzare la nostra vita. Ci ricorda che la nostra vita è preziosa per Lui. Ci ricorda che ci ama. E infine ci insegna un'altra cosa importantissima. Se veramente ami la tua vita, devi essere anche pronto a perderla per amore degli altri. La benedizione per te, per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana.
E un carissimo saluto, ma oggi vorrei mandare un abbraccio agli amici e alle amiche di Alta Villa Vicentina che ci seguono dal centro Papa Luciani, il reparto di Valletta. L'ascolto del Vangelo porti luce e pace nella vita di tutti. Ciao ciao, abbi cura di te.